Ciao a tutti, ciao e benvenuti nella live settimanale che è praticamente per i nuovi e per chi non sa come funziona la live, non è altro che una sorta di recap di tutta la settimana, ovvero parliamo di una settimana di Juve e di quello che ci aspetta già domani, perché domani giochiamo a Cagliari, ci sarà Cagliari-Juventus. Allora, ci sono delle cose interessanti da dire. Innanzitutto, auguroni di buon anno a tutti quanti voi. Mi auguro abbiate passato delle buone feste, che siano di buon auspicio per tutto il resto dell'anno. Saluto tutti quanti, ho visto già che siete un bel po'. Brodo, scrive Paolo Pira. Ciao Andrea, ciao Rosario, ciao Gudalex, ciao Alessandro Rivoli, ciao Forza Italia, ciao a tutti. Allora, partiamo innanzitutto col celebrare quello che per me è stato un Natale stupendo perché, ragazzi, ho raggiunto i miei primi 1000 iscritti in 8 mesi di attività. Era un risultato insperato e sono riuscito ad ottenerlo, per cui sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo risultato. Quindi vi ringrazio uno per uno. A proposito, se non siete ancora iscritti, faccio la solita marchetta: iscrivetevi al canale, potete farlo. C'è un video al giorno è la media, diciamo, ecco. Capita a volte che purtroppo salto per impegni di lavoro o qualsiasi altra tipologia di impegno, però generalmente sono molto costante con la creazione di nuovi video ogni giorno. And mi scrive se faccio da moderatore. No, per ora non ho tutto questo flusso di gente tale da dover delegare a qualcuno la moderazione della chat, per cui mi piacerebbe un sacco gestirla direttamente. Ciao One Master, ciao Ne, appunto, ciao Football Highlights. Allora, parliamo subito, facciamo un resoconto mensile. Questo secondo me è stato il mese più prolifico per questo canale e il mese che i miei video sono piaciuti un po' di più rispetto alla media. Parlo del Tottenham, che è stato quello che ha avuto un'exploit ottima, quindi intorno ai 4.000. Le reazioni del web dei napoletani ai primi del mese, che è stato intorno ai 20.000. Insomma, ci sono state tutte queste cose che mi hanno aiutato veramente a crescere in maniera straordinaria. Ma vorrei ringraziare tutti gli altri miei colleghi YouTubers, tra cui Nino JFC, Marchese Bianconero, VB Channel, che è forse il più grande, l'angolo di Kinoshi, veramente tutti quanti che tramite lo YouTuber Steam, tramite anche le live di Delio Petrilli, siamo riusciti veramente a crescere tutti quanti assieme. Ecco, questo è un mio grosso ringraziamento per loro. Allora, Falange, l'argomento Brechan sarà della live, ma lo sposterò un po' più avanti, ok? Non solo, parleremo anche di piazza, perché è giusto parlare anche di piazza. E voglio la vostra opinione riguardo Marco, se è giusto, se è stato giusto il fatto di volerlo lasciare, cioè, scusate, di volerlo lasciare andare via, perché secondo me, ve lo dico dopo, dai, piazza lo Schalke si riprenderà, secondo te? Ne parliamo dopo. La cosa che voglio dirvi è comunque ringraziarvi uno per uno veramente per il sostegno che mi state dando e basta, passiamo già ai primi commenti delle cose un po' più scottanti, perché ho scelto solamente due commenti per questa live perché gli argomenti sono troppi, sono esageratamente troppi, per cui in un'ora di tempo mi viene difficile concentrare tutto quanto, perché è abbastanza complicato. Allora, secondo me no, non arriva Donnarumma. Allora, il primo commento che voglio farvi leggere è di un video che ho fatto ed è esattamente riguardo il calciomercato. Dai, passiamo subito al calciomercato e poi parliamo di Cagliari-Juventus di domani. Tommaso, sotto un video in cui io ho parlato del mercato che volevo, in cui chiedevo esattamente dei giocatori, io volevo praticamente che Lichtsteiner venisse ceduto e venisse acquistato un altro esterno di fascia, perché al di là del rendimento di queste ultime due partite o tre partite in cui Lichtsteiner ha fatto qualche buona cosa, in tutto il resto dell'anno non si è fatto vedere. Secondo me la mancanza più grave che abbiamo è appunto nella fascia bassa a destra, il terzino a destra. Credo che vendere Lichtsteiner sia doveroso. E poi ho parlato appunto di Emre Can. Tommaso ha fatto un commento molto intelligente e ha toccato alcune cose. Leggiamolo assieme. Allora, la priorità sia di gennaio che dell'estate sarebbe innanzitutto di non vendere nessuno dei migliori, quindi né Dybala né Alessandro, e piuttosto magari aumentargli lo stipendio ad Alessandro, per fare in modo appunto che non vada via. Ci
ci hanno rimandato a giugno come le cessioni di vari Khedira, Asamoah, Cuadrado, eccetera. Attualmente bisogna accorgersi che a destra abbiamo un buco clamoroso. Lichtsteiner ha definitivamente esaurito le batterie. De Sciglio non è esattamente una prima scelta da schierare in finale di Champions. Nonostante sia migliorato molto, serve spendere una cifra importante per Bellerin prima che si scateni l'asta quest'estate. Allora, parlando di tutto ciò, possiamo analizzare bene un po' di roba. Passiamo subito all'Lichtsteiner. L'Lichtsteiner secondo me va venduto. Mercato di riparazione però non ti consente di acquistare dei profili alti come Bellerin, perché l'Arsenal a gennaio non se ne priva, ma non perché vuol farti un dispetto, proprio perché a gennaio il mercato è abbastanza chiuso. Diciamo che ci sono i saldi. Il mercato di gennaio è quello dove ci sono delle opportunità che sono più legate magari a delle realtà contrattuali, come per esempio Emre Can, che ha il contratto in scadenza a giugno, per cui se Liverpool decide di privarsene in questo momento è solamente perché ha la necessità di monetizzare quella che sarebbe un'uscita gratis. Diversamente credo che non sia fattibile nessun altro acquisto di rilievo. Semplicemente. Per quanto invece riguarda Alessandro, lui proponeva, Tommaso, il pagamento dello stipendio e l'aumento fino a 10 milioni. Anche là la Juventus ha delle logiche molto virtuose legate a quello che è il tetto ingaggi, ma soprattutto a quella che è la proporzione dell'ingaggio. Se io do 10 milioni ad Alessandro, li dovrei dare anche a Higuain, a Dybala, e le richieste dei giocatori sul ritocco d'ingaggio si farebbero comunque sentire. E questo porterebbe la società a dover innalzare ancora di più il tetto ingaggi e a non rispettare quello che il rigore economico. Per cui vi dico la verità, Lichtsteiner se esce e lo vendiamo è perché arriva un'alternativa valida, ma realmente valida. Per quanto riguarda Bellerin è un ottimo profilo, però secondo me quest'estate ci sarà l'asta, credo, e quindi sarà molto difficile acquistarlo, veramente molto difficile. Perché comunque andare a competere con squadre come il City, come il Real, come il Barcellona, che per giocatori simili sparano veramente delle botte allucinanti. Van Pisello, che ha preso il Liverpool, per quanto sia un ottimo giocatore, perché a livello di rendimento, ragazzi, non è che stiamo parlando di uno scarpone, cioè non è Paolo Cannavaro del Sassuolo, no, è un ottimo giocatore, però è stato pagato 84 milioni. Cioè, capite che andare a competere in un mercato in cui i prezzi sono così folli è deleterio, e la Juventus secondo me in caso di asta si tira indietro, giustamente. Allora, Paolo Pira dice, tolga la maglietta dei Sucomponidori. Questa è, no, non è un Sucomponidori, è un Issojadore di Mamoyada. Allora, Masturaro non lo vendiamo? Io credo di no, io credo che rimarrà, ma credo che a fine stagione la Juventus se ne priverà, anche perché Masturaro ha avuto le sue chance per dire la sua, non è all'altezza, cioè la Juventus non è una squadra che fa per lui, potrebbe giocare una squadra come la Fiorentina, come il Torino, è un ragazzo che però, per quanto tanti lo criticano, io non lo critico, ha dei limiti che sono evidenti, però ragazzi si fa il culo, non possiamo insultare Masturaro. Lichtsteiner Paolo scrive che non lo venderebbe, non è al top ma è un ottimo rincalzo. Assolutamente, ci mette il cuore sempre, insomma, nelle ultime non tanto, cioè nelle ultimissime sì. Per esempio ha fatto il bell'assist contro il Verona e ha fatto la sua sgroppata, quella che faceva un tempo con Conte. Però il rendimento è calato, la fase difensiva non la sta più curando come un tempo e aveva già dei limiti abbastanza importanti. Per quanto invece riguarda Piazza, io sono molto soddisfatto di questa cosa, perché ragazzi ci stiamo lamentando che Douglas Costa, Bernardeschi non trovano spazio all'interno della squadra e dovrebbero giocare maggiormente anche a discapito di Mario Mandzukic, Paolo Dybala e comunque di altri titolari molto importanti. Piazza, ditemi voi dove potrebbe giocare. Poi un giocatore che ha la necessità di prendere, di dare minuti alle gambe dopo un infortunio così importante, quindi ha la necessità di dover giocare, di toccare il campo giorno per giorno, fa un sacco fatica nella Juventus a ritrovare la forma e probabilmente la Juventus rischierebbe oltretutto di bruciarlo. Poi per quanto riguarda Piazza, ragazzi, c'è anche da dire che molti, le male lingue, la parte diciamo dei tifosi un po' dei complottari, pensano che sia una sorta di favore allo Schalke, perché, almeno questa è anche la mia idea da complottaro, perché la Juventus non riscatterà Oves,
perché ragazzi, dai, Erotto non ha dimostrato nulla, per quanto sia un ottimo giocatore sulla carta non ha dimostrato tutto il suo valore, per cui andare a riscattarlo a spendere 20 milioni dove oltretutto l'anno prossimo arriva anche Caldara non mi sembra tutta questa gran mossa, per cui credo che la Juventus non riscatterà Ovedes e ha lasciato piazza come favore, e oltretutto è un favore che va bene anche alla Juventus, perché comunque una stagione in Germania dove comunque lo Schalke ha un gioco abbastanza offensivo in cui gli esterni comunque non sono neanche malaccio, non sono mai, cioè l'attacco dello Schalke è sempre stato discreto, diciamo così, potrebbe trovare spazio, potrebbe giocare, potrebbe dare minuti alle gambe, potrebbe tornare come ce l'aspettavamo, insomma. Allora, secondo me sarebbe un terzino di destro, scrive Eugenio. Rimanere come terza soluzione, seconda soluzione, desci. No, Ligt come terza soluzione non rimane. Questa è la mia opinione. Bastano due terzini alla fine. Perché oltretutto puoi anche eventualmente abbassare il Cuadrado. E questa mossa Allegri l'ha già fatta, l'ha già provata. Non capisco perché non osa un po' di più riguardo l'arretrare il Cuadrado come terzino. Sinceramente, soprattutto in campo europeo, potrebbe dire la sua. Allora, ciao Cruco, diamo. Allora, io mi sarei ripreso Rossolini, all'Atalanta avrei dato Marco. Orsolini invece alla spalla simile, sì, Falange. Per quanto riguarda Orsolini all'Atalanta sono rimasto deluso anch'io sul minutaggio del giocatore, non è stato sfruttato a dovere come Spinazzola o Caldara, e anche là Orsolini ha necessità di giocare, piuttosto magari lo portiamo indietro di un'altra categoria che potrebbe essere la Serie B, la Serie Cadetta, per farlo giocare con continuità, perché tenerlo parcheggiato sinceramente non ha tutto questo senso. La SPAL potrebbe essere un'ottima società in cui potrebbe giocare Orsolini, non lo so, sinceramente la Juventus va a stringere delle partnership legate a quelle che potrebbero essere le trattative future da lì in avanti, per cui la SPAL non so se rientra in questo contesto. Ne rientra sicuramente il Sassuolo, sicuramente rientra l'Atalanta, la SPAL, forse il Benevento potrebbe iniziare ad avere queste partnership, anche perché se vendono Amato Ciciretti al Napoli avranno necessità di un rimpiazzo abbastanza forte là. Allora, Piazza, giusto darlo, sbagliato darlo all'estero, bisognava venderlo in Serie A, squadre di media o bassa classifica. Ma guà, su questa storia io non ne sono discorso, cioè non sono completamente d'accordo. Oltretutto ci sono tanti giocatori, il calcio tedesco non mi sembra neanche così malvagio. Potrebbe dire la sua, potrebbe migliorare tanto, anche perché là rispetto alla Premier, rispetto al calcio spagnolo, si predilige un po' la tattica, e ultimamente non so se l'abbiate notato, ma da 7 a 10 anni addietro fino ad ora la Germania è migliorata tantissimo sull'aspetto tattico. Giusto per farvi un esempio, l'allenatore del Bayern a me fa impazzire, ha fatto impazzire quel 4-2-3-1 che schierò quando vinse il Bayern tutto quanto, la Champions League eccetera. Secondo me quel modulo là fu veramente la perfezione, la squadra veramente perfetta, una squadra che era giusta in ogni meccanismo di gioco, per cui veramente la Germania potrebbe essere secondo me una meta ideale per Marco Piazza. Per quanto riguarda invece Emre Can, io non credo che arrivi a gennaio, perché a quanto pare il Liverpool non vuole privarsene e preferisce perderlo a zero. Prenderlo a zero sarebbe un'ottima cosa per la Juventus, perché potrebbe essere un ottimo mercato in uscita più avanti, nel senso che potrebbe la Juventus venderlo in maniera abbastanza semplice, perché comunque un buon giocatore a 23 anni è giovane, se non dimostra di essere del valore della Juventus lo si vende a squadre medio-basse, e comunque hai già fatto una plusvalenza solo da quello. Allora, leggiamo un po' di commenti. Aurier no, non credo che Aurier possa arrivare, non credo sinceramente. Allora, Salomondo Calcio, che a proposito saluto, un giovane con cui più avanti collaboreremo, iscrivetevi al suo canale. Allora, Sturaro non è da Juve, lo venderei già a gennaio. No, Sturaro secondo me rimane, poi lo mollano a zero, anche perché dopo tutto quel casino che ha fatto su Instagram, che ha litigato con quel dodicenne di Napoli, non può che essere altrimenti.
Anche l'X-Tanner per non perderlo a zero si vende anche a 5 milioni a gennaio. Ma non so se l'X-Tanner sia disposto a partire, perché l'X-Tanner d'estate aveva il Nizza che gli stava dietro e lui ha rifiutato la meta. La Juventus è anche indispettita. Non a caso credo che il non inserimento in lista UEFA nella Champions League, quando è stata data la lista a inizio anno, credo sia dovuto anche un po' a questo aspetto, a questo rifiuto. La spalla Vicari, difensore 22enne, forte fisicamente di testa, sembra che Marotta già da dicembre abbia inviato un osservatore per monitorarlo. Sinceramente non so come giochi Vicari, se è forte ben venga ragazzi. Caldara è già pronto, ragazzi, Caldara è già pronto. Secondo me Rugani ha ancora un mezzo anno per dimostrare di poter rimanere nella Juve, però Caldara è tanta roba. Caldara, se andate a vedere i punteggi dei rating che ha all'interno della Opta Paolo, questi siti qua che più o meno ottengono le statistiche dei giocatori, ha dei numeri pazzeschi, dei numeri da difensore tra i migliori in Italia. Paolo scrive, ha anche un grosso ingaggio. Chi Paolo? Chi ha un grosso ingaggio? L'X-Tanner. L'X-Tanner non può rimanere a fare il vice del vice del vice con un ingaggio da 3 milioni e mezzo, se non sbaglio, non sono pochi. Inutile parlarne, conoscendo Marotta lì rimarrà fino a fine stagione insieme a De Sciglio. Salvo, allora, l'operazione L'X-Tanner la fai se hai un sostituto di L'X-Tanner. Dal momento in cui non hai un sostituto di L'X-Tanner, è inutile andare a vendere L'X-Tanner, perché poi rimani scoperto a destra. Il giorno che vi viene l'ADR a De Sciglio, se non hai L'X-Tanner, sei più o meno fottuto. Anche se io spero che arrivi qualcuno tipo Quadrado e che venga un po' retrocesso a fare il terzino destro, perché Alece ha giocato con delle... aveva dei compiti difensivi, perché giocava in un 3-5-2, quindi faceva tutta la fascia avanti e indietro. Difensivamente non è malvagio, per cui io mi, cioè, spero che possano prenderlo, ecco. Secondo te Milinkovic-Savic può essere una pista percorribile a giugno? Se arriva Emre Can, secondo me già l'anno prossimo andrà via, che dirà. Milinkovic-Savic sarebbe il rimpiazzo più giusto. È il Pogba che ci manca, il giocatore che cambia passo e che ti salta l'uomo, che si sa inserire, forte di testa, forte di piede, e tra i migliori prospetti che abbiamo nel campionato italiano. Oltretutto ha 22 anni, però ce lo tiri io di mezzo, per cui non è una trattativa semplice. C'è anche Ovedes che può giocare terzino. Cacca mio cazzo, io ti saluto, buonasera anche Roberto. Potrebbe giocare terzino, sì, però è in infermeria per ora, cioè da inizio anno in infermeria, ha fatto una partita da titolare, ha giocato benissimo quella partita tranquilla, gestita bene, però... Ecco, Alessandro scrive a proposito di Quadrado che anche alla Fiorentina Quadrado appunto faceva il terzino. Non sarebbe il malvagio, scusate ragazzi che devo riaprire bene... Bene, la chat. Ok. Allora, vediamo un po' se c'è dell'altro. C'è anche Ovedes che può giocare terzino, ok. Savic si prende solo se si svincola da quel... no, Daniele, ha appena rinnovato, mi sa, Cioè, non purtroppo non riusciamo a svincolarcene così facilmente. Ciao Paolo, ti saluto, Paolo che è il mio compaesano, alla prossima, al prossimo venerdì. Ragazzi, il problema è Lotito, non è semplice, Lotito si fa pagare per qualsiasi suo giocatore. Però un'altra cosa interessante è uscita riguardo appunto parte della Lazio, che a quanto pare la Juventus ha preso, come cacchio si chiama, De Vrij a parametro zero. Però ho scritto se si svincola. Sì, infatti, se si svincola viene, però anche là si è rimasta con tante altre squadre. Milinkovic-Savic non fa gola solamente alla Juventus, detto molto chiaramente, sinceramente. Guardiamo il secondo commento, ragazzi. Il secondo, poi torniamo a parlare di mercato e di Cagliari-Juventus. Secondo commento. Allora, io ho fatto
anzi, prima di spiegarvelo, prima di farvelo leggere, vi faccio uno spiegone al volo. Io ho fatto un video da poco riguardo il costo dei biglietti per Cagliari Juventus a Cagliari, uno stadio che è stato costruito con dei tubi innocenti, uno stadio provvisorio in attesa della costruzione del nuovo stadio, che è molto carino, e bisogna fare degli applausi al Cagliari perché è una società che si sta muovendo molto prima di tante altre grandi come Roma, Inter, Milan, Napoli. Cagliari sta muovendo, sta seguendo la strada del Sassuolo, e quella è la direzione giusta da prendere. Sta facendo uno stadio a fianco a quello che è provvisorio, ed è uno stadio comunque costruito da dei tubi innocenti, ragazzi. Uno stadio normalissimo, come quello di Empoli, come quello di Siena, ce ne sono tanti costruiti in quella maniera. Per carità, visuale carina, però il biglietto nel settore ospiti per Cagliari Juventus aveva il costo di 60 euro, più 5 euro di costi di prevendita. Totale 65 euro. Per andare nelle curve, i propri tifosi mi sa che spendevano 45 euro. Dei prezzi, secondo me, troppo elevati. Troppo elevati perché quelle cifre là le spendiamo qua a Torino per andare a vedere la Champions con delle grandi squadre come il Tottenham, cioè come il Barcellona, come diciamo questa fascia qua, comunque è la fascia più alta di costo. 95 euro indistinti in Serie A per andare a vedere Cagliari Juventus per me è follia. E là io ho detto che secondo me era un costo troppo esorbitante, che non ne valeva la candela, perché a quel punto un sardo, e io ci tengo alla causa perché da juventino sardo, adesso vivo a Torino, per cui prima andavo anch'io a vedere le partite della Juventus al Sant'Elia, ex stadio del Cagliari, però non sono mai arrivato a pagare queste cifre. Quindi è un costo veramente esorbitante. E poi oltretutto è uno stadio del cazzo. Cioè, per esempio, se vado allo Juventus Stadium, so di trovare determinati servizi, so che c'è un certo tipo di organizzazione all'interno, un certo grado di sicurezza, lo spettacolo nello spettacolo, quindi lo spettacolo di luci, dentro ci sono i giochini a fine primo tempo, tipo il biliardo con i piedi, le bocce con i piedi, cioè col pallone, insomma, ci sono un sacco di attrazioni dentro. E quindi nel biglietto sono comprese tutte queste cose, per cui quando io entro allo Juventus Stadium per vedere una partita spendendo magari anche tanto, dico vabbè, il costo è giustificato perché ho un sacco di attrazioni, ho un sacco di servizi. Lo stadio del Cagliari che cazzo offre? Sembra come quelle località turistiche che vivono di turismo, fanno degli alberghi di merda, fanno pagare un occhio dalla testa perché tanto stanno in un bellissimo posto naturalistico. Ok, per il turista quando va in questi posti, se spende delle cifre esorbitanti, vuol trovare anche dei servizi secondo me all'altezza. Ecco, è la stessa situazione del Cagliari. Ora ragazzi, se voi siete sardi e vivete in Sardegna e volete andare a vedere la partita del Cagliari, ok? Non andateci. Fate una cosa, conservatevi i soldi, vi comprate con tre amici ragazzi, un abbonamento in curva e l'anno prossimo fate a turno e andate a Torino direttamente, perché oltretutto da Cagliari e da Alghero ci sono dei voli diretti che costano una minchiata. Una notte costa dai 30 ai 50 euro su Airbnb, scegliete tra zona Piazza Bernini, zona Porta Susa e andate a turno, vi fate la tessera del tifoso, l'abbonamento è intestato a una persona, due riserve e vi passate il biglietto e potete andare quanto cazzo vi pare lì direttamente. Poi avete anche la prenotazione della Champions, avete anche la possibilità di vendere le partite se non riuscite ad andare una volta. Trovate uno che ha la tessera e gli dite guarda, vuoi la partita, te la faccio pagare anche un po' meno rispetto a quello che è il costo di vendita normalmente e rientrate nella spesa in maniera eccezionale. Per cui questa è la soluzione secondo me più idonea e più intelligente. Non date soldi ad altre società che si approfittano del fatto che stanno giocando contro la Juventus e ne approfittano per spennarvi, perché questa è una politica del cazzo. Io tutte le società che hanno questo tipo di politica legata ai biglietti gli auguro di fallire, semplicemente. Leggiamo un po' di commenti. Allora, se però siamo ancora al mercato, volevo fare una sorpresa al bambino, tribuna laterale 180 euro a testa, da pazzi andrò a Torino, magari ci vediamo. Beh, con 360 euro, dai, prendi un abbonamento veramente, ne prendi quasi un abbonamento, costa 5,50 qua un abbonamento in curva,
è difficile, ok, trovarlo, però se ci si quota in due per poter andare direttamente a Torino e volere appunto la certezza di un posto allo stadio a Torino, beh, potrebbe essere una soluzione. Per quanto riguarda i club, attenti anche a quali club andate a iscrivervi, perché ci sono tanti di quei club, degli Juventus club, che vendono i biglietti con dei surplus. Cioè, nel senso, se il biglietto della partita costa 50, loro hanno gli abbonamenti e te lo vendono a 100. Vuoi andare alla partita? Il costo è 100. Fanno una sorta di bagarinaggio. Poi magari quei soldi non se li intascano, li usano per il club. Ma anche qua io ho i miei dubbi su come utilizzino i soldi delle rivendite dei biglietti, eccetera. Non ne sono completamente sicuro. Allora, concordo con te, purtroppo non si riesce a cambiare questa mentalità. Se continuiamo a dare tutti questi soldi a questi presidenti che non innovano neanche, vabbè, anzi, quello del Cagliari sì, però in Italia ci sono un sacco di presidenti che hanno degli stadi fatiscenti, approfittano del fatto che venga la Juve per spennare oltre che i tifosi avversari anche i propri tifosi, perché comunque alzano i prezzi in maniera esorbitante, e poi che cosa fanno? Investono sulla squadra? Ottengono una squadra sempre medio-bassa approfittandosi dei vari paracadute del cazzo, delle varie plusvalenze, però senza migliorare, e quindi mancando anche di rispetto a quella che è la fede del tifoso. Allora, mi saluti Simone Sgrigna, certo, ciao Simone. Salvo Fiorenza, Baggio, Del Piero, tutti, secondo te chi è stato il migliore? Beh, Del Piero, vabbè, ma sono di parte, ragazzi, Cioè, Totti è un grandissimo campione, probabilmente ha avuto, secondo me, qualche anno in più rispetto a Del Piero ad alti livelli. Cioè, proprio forte, forte, forte. Però Del Piero come uomo squadra, come capitano, come correttezza, come tutto, come presenza all'interno della Juventus, è stato veramente fondamentale. E non ha fatto le cappellate che, insomma, ha fatto anche Totti durante la sua carriera. Baggio è stato sfortunato per via degli infortuni, perché, secondo me, era più talentuoso sia di tutti sia di Del Piero. Questa è la mia opinione a riguardo. Comunque, tornando al discorso del Cagliari, leggiamo cosa ha scritto questo tifoso del Cagliari. Ok. Allora, Simone Susciardu, che significa Simone il Sardo. Allora, volete vedere la Juve? Pagate. Questa è la mentalità del tifoso che odia la Juve e tipo fa i dispettucci, no? E infatti ho scritto, il mio video non è, io voglio vedere la Juve, ok, pago, ma pago nel mio stadio, non in quello degli altri. Le piccole società vivono anche di questo, è giusto far pagare un prezzo alto il biglietto. Per i tifosi che vanno allo stadio solo per vedere Inter e Milan, Juventus, vabbè, quella è una cosa che avevo scritto io, che avevo detto io. Allora, che debba fare qualcosa, ok, vabbè, praticamente lui dà ragione alla politica che ha attuato il presidente riguardo a quella che è stata la vendita dei biglietti. Io sono contrario, cioè tu devi fare il prezzo giusto per quella partita, tentando anche di fare qualcosina in più rispetto alle altre, ma non vendendo in maniera così troppo evidente. Cioè, tipo Juventus, cioè Cagliari Inter, gli interisti hanno pagato 30 euro se non sbaglio, 35 euro, 35 euro ragazzi, in curva e nel settore ospiti. La Juventus ne sta pagando 65. Ora se arriva un interista fa ben vista, però è idiota, è una mentalità idiota spennare il tifoso avversario. E poi su cosa? Almeno fosse uno stadio carino con degli intrattenimenti. No, è uno stadio di merda fatto di tubi innocenti. Allora, come ti sei trovato a vedere la partita Juve-Toro senza telecronaca? Non ho visto la partita. Allora, non ho visto la partita perché Juve-Toro, io praticamente ero in aereo e me la sono anche fatta addosso, perché c'era l'aereo che è partito con delle raffiche di maestrale allucinanti, non si sapeva neanche se partiva, io a quel punto speravo di non partire, me la stavo facendo sotto, e addirittura lo steward era un po' impanicato che diceva spegnete i telefoni, abbiamo bisogno di tutte le strumentazioni, siamo partite, avevamo l'aereo che andava così e così così, abbiamo fatto tipo 20 minuti, 25 minuti di salita con l'aereo e me la sono fatta addosso.
rosso. Nel frattempo giocava Juventus Torino, quindi non l'ho vista, ma sono sicuro che senza la telecronaca la partita sarà stata molto più gradevole e molto più bella, perché la Rai veramente fa incazzare chiunque, fa incazzare anche gli interisti, ecco, e dico tutto, cioè fa incazzare tutti quanti, fa incazzare i napoletani, fa incazzare la Juventus, fa incazzare gli interisti, fa incazzare, le uniche che non fa incazzare sono le romane, per il resto si incazzano tutti, per cui qualche problema effettivamente c'è. Allora, ecco, cazzo, Mauro Mascia, che è un mio amico, sicuramente ha scritto che era felice riguardo quella cosa del Cagliari, dei biglietti. Mau, scrivimelo che già ti rispondo. Allora, Luca Rizzi, mi saluti, ciao Luca Rizzi. Mi raccomando, rinnovo l'invito, se c'è qualcuno che mi sta guardando e non è ancora iscritto al canale, iscrivetevi in massa. Per quanto riguarda, di nuovo... Domani è tosta, perché comunque, vi dico la verità, il Cagliari è sempre una squadra che si imbastardisce con la Juventus, ci tiene, giustamente, onora al massimo la partita, la prepara sempre discretamente bene. Mauro, che è quello che ha scritto Tifa Cagliari, un mio caro amico, ha scritto esattamente, cioè l'anno scorso lui ha avuto la fortuna di essere lì a bordo campo per questioni di lavoro eccetera, quindi ha visto quasi tutte le partite del Cagliari lì a bordo campo, e lui mi ha confidato il fatto che la Juventus gioca a velocità doppia o tripla rispetto alle altre, e lui è rimasto impressionato da Cuadrado. Queste sono le cose che mi ricordo. Allora, ciao Lello, io non sono del tutto contrario, il Cagliari guadagna da queste poche partite. Sì, e ci sta, e l'ho detto anch'io, non puoi far pagare Cagliari-Juventus come Cagliari-Benevento, però non ci sta neanche che fai una sproporzione rispetto anche alle altre grandi. Ripeto, Cagliari-Inter, Caruti, che è un nostro amico, che lui conosce, ha pagato nel settore ospiti 30-35 euro, e ci sta, quindi settori distinti, Mau 70 euro, tribuna 110. Invece la Juventus 60 euro in settore ospiti più 5 di prevendita, sono 65 alla fine. È troppo, perché non lo paga nessuno allo stadio della Juve, neanche i tifosi del Barcellona hanno pagato così tanto. I tifosi del Barcellona, settore ospiti 55 euro. Ed era Barcellona-Juventus, quarti di finale di Champions League, ci sta. Qua è una partita di campionato tra Cagliari e Juve, in uno stadio che non è neanche... Per quanto si veda bene, perché sono sicuro che si veda bene, sono sicurissimo, però no Mau, no, non puoi far pagare così tanto, è un furto. L'Inter è una provincia, cioè, è vero, sta tornando anche adesso, è adesso che sta trovando là, prima non sapevo neanche dove cazzo era. Poi, aspettate che mi è sparita la chat dal PC, dovete sapere che c'è un PC che si sta rompendo, maledizione. Allora, si sta tenendo per grazia divina, si è rotta una cerniera, fra un po' fa le capriole questo schermo. Allora, per quanto riguarda domani, io mi auguro che giochi Douglas Costa, anche se sulle formazioni che ho visto sulla Gazzetta, che ho visto su tutte le altre testate, tipo Fantagazzetta, quelle che fanno praticamente Fantacalcio, non danno Douglas Costa titolare, nonostante la prestazione... da niente al derby non lo danno titolare. Questa cosa mi sta facendo incazzare. A questo punto do in parte ragione a Dani Orgoglio Gobbo, che è un altro youtuber che si incazza sempre perché quando gioca Mandzukic fuori posto e non gioca Douglas Costa lui si incazza, e ci sta, anche perché secondo me Mandzukic non sta brillando particolarmente rispetto agli anni scorsi. Voglio vedere se in chat mi sono perso qualcosa, perché prima ho fatto tutto questo pippone per il Cagliari e non vorrei aver perso qualcosa. E infatti qualche commento c'è. De Vrij è in scadenza, Rob 82. Allora, c'è uno youtuber, che, Toselli se non sbaglio, che ha fatto qualche storia su Instagram, nella quale appunto parlava del fatto che lui ha incontrato il figlio di Lotito e ha detto: ma d'estate ce lo vendete Milinkovic Savic? E il figlio di Lotito gli ha detto: ma non vi basta che avete preso De Vrij a zero a giugno? Poi, tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare, nel senso, non so se è una bugia di quelle clamorose o di una cazzata che gli ha detto il figlio di Lotito, sapendo che magari poi sarebbe andato poi a spifferarla sui social, in questo caso su Instagram, facendo una figura di merda, ecco. Allora, ciao Simo, aspettate, ciao Simo,
Allora, Mandzukic sembra stanco, Alessandro Rivoli. Non so se è stanco, però secondo me dovrebbe giocare un po' di più anche Douglas Costa. Non dico Bernardeschi. Io Bernardeschi, secondo me, è meno forte per ora di Douglas Costa. Douglas Costa meriterebbe un po' più spazi, effettivamente. E non so se Allegri non lo sta mettendo perché magari non assolve al meglio ai compiti difensivi che dovrebbe assolvere. È una cosa che io non riesco ancora a capire, sinceramente. È la mia droga, scusate. Allora, non so se ho salutato tutti quelli che mi hanno chiesto di salutare, ma vi saluto perché io la chat, io butto un occhio e se continuo a guardarla così divento come Marotta che mi diventa questo che punta a destra e quello che punta dritto, veramente. Allora. Poi c'era anche un casino, cioè volevo anche parlarne, ma non mi sembra il caso di ammorbarvi con la questione invece dei diritti TV, che c'è De Laurentiis che si è incazzato, che dice che vuole ritirare il Napoli, ha fatto questa provocazione, ma chissà come andrà a finire. Vediamo, vediamo. Allora ragazzi, ci siamo, scusate, ma il mio computer sta andando un po' a quel paese. Me lo dovrò ricomprare. Ed è una bella spesa importante. Allora. Scusate. Ma è saltata? O si vede ancora? Ok. Non ci sto capendo più una mazza. Ragazzi, mi sa che avevamo un po' di roba da dire. È stata una bella. Cioè, è stata bella lunga, questa live. Abbiamo snocciolato un po' di roba. E non mi viene in mente altro. Se avete qualcos'altro di cui parlare, altrimenti io già comincerei quasi a spegnere. E andrei a prepararmi da mangiare, visto che sono rientrato a lavoro tipo un'ora fa e ho dovuto fare le cose in frettissima e sto morendo di fame. Mauro, se ci sei, batti un colpo. Domani vi ricordo che ci sono le live reaction. Domani sera per Cagliari Juventus. Vediamo cosa succede. Maramagna è vostra a titolo definitivo, ma c'è la ricompra. Però l'anno prossimo, secondo me, non so com'è la ricompra per quanti anni vale. Sta giocando bene, la Juve se lo vuole riprendere, però secondo me un altro anno lo lascia al Cagliari. Anche perché l'anno prossimo arriva a Caldara. Non credo che li faccia giocare tutti quanti assieme. La vedo un po' difficile. Ci sono, ecco, no, infatti, no, ti ho risposto su come si chiama, su Romagna. Che poi il Cagliari non l'ho visto quasi niente, perché Premium non lo dà tanto spesso. Perché quando gioca con le grandi basta lo dà. L'ho visto, no, non l'ho visto neanche con la Roma perché giocava in contemporanea con la Juve o stava giocando qualcos'altro, non mi ricordo. Comunque non sono riuscito a vederlo. E stasera, a proposito, aggiornatemi su quanto ha fatto l'Udinese, Chievo-Udinese. Io ho visto che era in vantaggio il Chievo 2-0. Ciao Beppe, ciao. Aggiornatemi su quanto ha fatto l'Udinese perché non ne ho la più pallida idea. E ditemi anche i marcatori, sapete il motivo perché faccio anche il fantacalcio, ne ho ben due. Cosa ne pensi del fatto che non è stato ancora rinnovato il contratto ad Alessandro? Stanno per rinnovare a Chiellini, Barzagli e Asamoah, ma su di lui non si sa niente. Allora, io mi auguro che a Barzagli. Allora. Scusate, ho letto un commento sotto che l'ho letto un po' più dopo, vabbè. Allora, cosa ne pensi del fatto che non è stato ancora rinnovato il contratto ad Alessandro? E stanno per rinnovare a Chiellini, Barzagli e Asamoah, ma su di lui non si sa niente. Alessandro è un enigma, perché lo volevano
rinnovare già quest'estate, però è stato rinviato il discorso. Ragazzi, queste dinamiche non possiamo saperle, generalmente si sanno già cose fatte quasi, no? Quando sta per comunque ufficializzarsi il tutto. Chiellini secondo me è da rinnovare, Barzagli dipende a quali condizioni, se lui dà la disponibilità a rimanere in squadra per far da chioccia o comunque da tutor, da motivatore a gente come Caldara che arriverà eccetera, beh, può rimanere, però secondo me avrà un altro ruolo, non avrà questo ruolo qua. E poi anche l'ingaggio secondo me andrà boom tagliato direttamente. Allora, per quanto riguarda Asamoah, no, Asamoah lo davano prepartente già quest'anno, siamo sicuri che rimane, perché lo voleva il Galatasaray. Non sono sicuro se rimane, ecco, non sono sicuro. Rugani, non so anche lui, Andre, se rimarrà, lo stanno dando per giocatore che potrebbe andare via. Romagna, con Chiellini, Benatia, Caldara e Rugani può solo lavare gli spogliatoi. Sì, è vero, può solo lavare gli spogliatoi. Luca Rizzi e anche Andrea mi scrivono 1-1. Ma chi ha segnato? Io ho visto su diretta, o dove è diretta, o se sono ubriacati quelli di diretta gol. Però io ho visto che erano 2-0 per il Chievo. Poi non so se c'è stato qualcosa del VAR annullato. Io l'ho beccata proprio sul momento. Ditemi anche i marcatori, perché 1-1 ok, ma per il fantacalcio mi interessa sapere i giocatori. Comunque colpo gobbo, non colpo grosso. Colpo grosso era quello show un po' pornetto di Umberto Smaila in cui facciamo vedere le tette. Non troverete mai le tette nel mio canale, e se vedete le mie secondo me vi cancellate in due secondi. Per cui iscrivetevi anche al canale dell'amico Giuseppe. Cosa... No, Emre Can, The Soldier, che io saluto, che è un iscritto che partecipa negli ultimi video. Emre Can, secondo me, se arriva a giugno, perché a quanto pare il Liverpool non è disposto a privarsene. Cioè, rifiuta i soldi per tenere Emre Can in rosa. Allora... Ma qui, esatto, era cacciatore il gol. Bravo Mauro, ecco perché l'ho letto. Ma chi ha segnato dell'Udinese? Ditemi, Widmer o Janto, dai. Allora, no, Marchisio non parte. Secondo me partono Sturaro e Khedira. Sono i due indiziati che secondo me se ne vanno. Allora, quindi l'arrivo di Emerson porterà alla partenza di Marchisio? No, secondo me no, ripeto. Balotello, ciao Diatti, ma Balotello no. No, Radovan Tomovic, ma vaffanculo, non ha segnato nessuno. Inglese non ha giocato neanche un minuto, scommetto, e se ha giocato avrà preso un miserrimo 4,5-5 come al suo solito. Inglese è un giocatore che probabilmente andrà al Napoli, ragazzi, però è un giocatore che segna solo se gli lanciano il pallone in testa, cioè lo devi proprio beccare di forza, perché secondo me non è neanche così tanto bravo a buttarla dentro. Sì, autogol di Tomovic, non ce l'ha il fantacalcio, non mi interessa, non credo che ce l'abbia neanche il mio avversario, probabilmente è ancora in lista nel mercato, ecco. Diatti da Bele scrive salut, ciao Diatti. No, De Vrij, The Soldier, ho sentito questa storia, c'è questo youtuber che ha parlato del figlio di Lotito che ha confidato a Luca Tuselli, andate a vedere se trovate qualche video riguardo, che a quanto pare il figlio di Lotito ha confidato a Luca Tuselli che la Juventus avrebbe già in pugno De Vrij a zero, cioè se arriva, ragazzi, De Vrij, Caldara, come farebbe Andrea, che sono sicuro che Andrea Sagheddu, colui che scrive, Saracineschi chiuse, si chiudono le serrande, e anche l'anno prossimo, nonostante stiamo svecchiando la difesa, siamo sempre più forti. Sì, esatto, Giuseppe, stavamo scrivendo questa roba. Allora, io vedrei Rengone con Brandelli, salute, tipo Icardi, cioè tipo Icardi, mi sono preso qualcosa Alessandro Rivoli. Ma quindi l'arrivo porterà alla partenza di Marchisio? Boh, non ho capito questo tipo di Cardi. Vabbè, De Vrij è ottimo se arrivasse. Minchia, De Vrij, Emre Can,
Caldara. Mica il mercato è chiuso praticamente prima che inizi. Praticamente puoi fare degli innesti se fai delle cessioni eccellenti, vai e compri, però effettivamente il mercato è finito là. Gli esterni ci siamo messi bene un po' quest'anno, a centrocampo e difesa quegli innesti Emre Can, Caldara e De Vrij, sei a posto. A quel punto vai a sostituire Mandzukic, punto di domanda. Potrebbe partire Mandzukic, punto di domanda. No, Icardi secondo me è più forte, Ale, secondo me è più forte coi piedi, è più d'aria di rigore. No, no, inglese lo devi proprio centrare in testa, devi scendere una pallonata in testa e poi lui segna. Ogni tanto scula coi piedi, però secondo me è un po' scarsino, è sopravvalutato. Anche lui infatti ha detto tipo, non so se sarò all'altezza del Napoli. Quindi non è che stiamo parlando di tutto sto giocatorone. Per cui no, Icardi secondo me è più forte, però... Icardi come Higuain è un giocatore che non ti cambia le partite, ovvero te le cambia dal momento in cui c'è gente che è in grado di servirla, cioè di servirlo bene bene, dargli il pallone giusto. E anzi, forse Higuain è più bravo, è più dotato, perché molto spesso un pallone sporco, un pallone così così, potrebbero veramente migliorare, ficcarla dentro. Icardi non è in grado di fare questo tipo di lavoro. Ciao Giuseppe, viva la Sardegna, va bene. Mi prepara a guffare Fiorentina-Inter. Ma io me la guarderò da disinteressato. Daniele Isgro scrive una bestemmia. Come mai? Che è successo? Ti è cascato qualcosa in testa? Che hai bestemmiato? Vabbè, dai. Cosa ti è cascato, Daniele? Daniele Isgro. Sti cazzi. Va bene, ciao Mate Cast, benvenuto, stiamo quasi per finire, direi anche che sono esausto, non avete idea di quanto una live a me distrugga. Vabbè, Daniele, scusate ragazzi. Vabbè, rimuovi e lo blocchiamo, scusate. Ma sono un po' lento, ecco, perfetto. Vole. Pure io gufo contro l'Inter, scrive Matte. Beh, ma Gufi si sta mettendo veramente male, eh? Secondo te un big va via? Boh, dipende. Dipende. Io per esempio l'anno scorso seppi per Bonucci già prima della finale di Champions che volevo andare via. E non lo dissi perché avevo il timore che poi su YouTube uscisse questo cazzo di video, io ero un signor nessuno e poi mi avrebbero buttato un sacco di merda sopra. E io lo seppi da un amico fidato, io lavoro a Torino, e un'amica fidata di Bonucci confidò a suo marito che Bonucci aveva voglia di andare via, di cambiare squadra. Questa cosa mi è stata confidata personalmente, feci il video il 5 giugno, il video si chiama La BBC si scioglie, e poi dopo tutti mi scrivono, tu da chi l'hai saputo, eccetera, eccetera. Praticamente la questione era vera, infatti poi è andata al Milan. Il tuo canale di cosa parla? Parla di Juventus. Io sono juventino e parliamo di Juventus, ma in particolare di tutta la Serie A. Risultato esatto per stasera, secondo me vince il calcio, pareggio 0-0, scialbo, brutto, noioso. Allora, per quanto riguarda quindi il big, non te lo so dire, dipende anche dalle dinamiche, non è finita la stagione, per cui potrebbe andare via Alessandro, potrebbe andare via Dybala, boh, non lo sappiamo. Giuseppe che si è preso la mia dose di iscritti quotidiani, ciao Giuseppe. Allora, ma Alessandro pensi che parta? No, a gennaio non parte. Scordatevi, la Juventus cessione eccellente a gennaio non ne farà, perché è impossibile cedere qualcuno, perché poi non puoi acquistare nessuno a gennaio, perché hai pochi giocatori effettivamente presenti sul mercato, nessuno si priva dei migliori,
Non vedo perché debba privarsene la Juve. Oltretutto, i giocatori migliori giocano nelle squadre migliori. È un giocatore che ha già giocato la Champions. Se tu vai a rimpiazzare Alexandro, non lo puoi utilizzare in fascia. Sei costretto a giocare la Champions con la Samoa. Capite che la Juventus, se cederà Alexandro, lo cederà solo a fine stagione. Solo a fine stagione. È per sua volontà, eh. Allora, ha parlato anche Marotta, ha parlato proprio poco prima di quando ha cominciato la live, per cui non so darvi degli aggiornamenti precisi su ciò che ha detto Marotta riguardo la questione Alessandro, però né Dybala né Alessandro, mettetevi l'anima in pace, non partono, se partono da giugno in poi, a fine stagione. Allora, saluti Giacomo, ciao Giacchino, ciao! Ciao a VB Channel, che è il super canale di una grande persona che fa un grandissimo lavoro, che è per tutti noi juventini che non abbiamo la possibilità di guardare tutto sulle pay TV, i canali migliori di approfondimento legati al calcio. Lui fa, nel suo canale posta questi tipi di video, per fortuna che VB c'è, andate e iscrivetevi sul suo canale. Cioè, sto facendo la marchetta a lui che ne ha 70k tipo di iscritti, però... veramente merita tutti gli iscritti. Allora, a gennaio per voi parte qualcuno? Secondo me non parte nessuno a sto punto, a meno che non parta Lichtsteiner e arrivi uno Spinazzola, un terzino un po' così. Allora, The Soldier of Gu, Matti, secondo me Alexandro parte a giugno, ma può darsi, può darsi. Il rendimento di Alexandro, ragazzi, oltretutto non è che sia tanta roba, eh. Allora, con chi lo rimpiazzeresti Alexandro? Così su dei piedi mi coglie un po' alla sprovvista. Io sono amante dei terzini fluidificanti, di quelli che si fanno tutta la fascia avanti e indietro, che sanno fare entrambe le fasi, è per questo che io dico che debba giocare Cuadrado come terzino. Io voglio che Max Allegri lo testi un po' più spesso questa situazione, anche per dare spazio magari a Bernardeschi e a Douglas Costa di giocare un po' di più. Li ha già fatte queste partite Cuadrado, quindi giocatori che vanno e vengono. A me i giocatori tipo alla Ovedes, quando mi hanno detto prendevamo Ovedes come terzino, io non ero particolarmente entusiasta, per carità. Poi in Champions, eccetera, fa la sua porca figura in fase difensiva. Però io vi ricordo che l'anno scorso partite difficili come il Barcellona e altre, quando ci venivano a pressare alti, molto alti, e avevamo degli esterni molto tecnici come Dani Alves da una parte e Alexandro dall'altra, riuscivamo a deludere bene il pressing e a creare delle azioni pericolose, dalla quale poi sono scaturiti gol. Se andate a vedere tutte le azioni da gol che abbiamo fatto con Barcellona, tranne la seconda che è stato frutto di un calcio, scusate, il terzo gol che è stato frutto di un calcio d'angolo, ragazzi, là le fasce sono state determinanti per la costruzione di quelle vittorie fondamentali. Allora, con chi lo rimpiazzereste? Se peccato Bonucci sposta gli equilibri al Milan. Poveraccio, adesso un po' mi fa anche pena. Figuratevi da come mi sono ridotto. Da infastidirmi tantissimo dal suo addio a quasi farmi un po' tenerezza, ecco. Per una volta che la rosa è completa, perché vendere qualcuno? Infatti, Alessandro, potremmo vendere piuttosto dei rincalzi e procurarcene degli altri, magari qualitativamente un po' migliori. Che ne sono, Spinazzola al posto di Lichtsteiner. Cioè, qualcosa di simile, anche se l'Atalanta non se ne priva. Abbiamo visto il casino che hanno fatto d'estate. Colpo Gobbo, dove guardi le partite? Io le guardo su Premium. Io ho Premium da quando ero studente all'università. Risparmiavo sulla... vi racconto questa cosa. Risparmiavo sulla spesa per pagarmi Premium, ok? Prendevo le cose di sottomarca per pagarmi Premium, per vedermi la partita a casa, quando e dove volevo io. Avevo la tessera. E ti dico, è un abbonamento che ho sempre tenuto e ho ritenuto sempre conveniente tenerlo, anche da studente, e mi invidiavano tutti quanti, perché comunque ero lo studente e magari casa mia era tipo casa San Siro, venivano quasi tutti quando ero studente, compreso anche Mauro e Andrea Sagheddu, eccetera. Loro avevano comunque Sky Go, che era appena nato come servizio, non andava così tanto bene all'epoca, un po' laggava, però io avevo Premium già da studente. Tassan, Colpo Gobbo, mi saluti, ciao Alessandro.
Allora, adesso compriamo Moscio Vivo e lo facciamo diventare veloce. No, dai, Moscio Vivo è col carrello della legna attaccato e corre col carrello della legna attaccato. Io Sturaro lo darei in prestito se arriva a Cannes a gennaio. No, io Sturaro proprio lo farei andare via. Non serve, cioè, cosa serve? Effettivamente è un valore aggiunto alla squadra. Serve per il turnover, però. No, ragazzi, non è la Juve, dai. Cioè, io voglio bene a Sturaro, non lo insulterò mai perché è uno che si fa il culo dalla mattina alla sera, però, ragazzi, è limitato e non è da Juve. Non è da Juve. Allora, secondo me Benatia di adesso è più efficace di Bonucci. Porca Eva, non stiamo nominando Benatia. Benatia, ragazzi, tanta roba, veramente cresciuto tantissimo. E l'ha anche detto lui in un'intervista che vuol trovare continuità, ok, per avere questo tipo di prestazioni. L'anno scorso non le ha avute, quando ha giocato, infatti, non ha avuto delle prestazioni particolarmente brillanti. Però è andato crescendo, e Benatti ha fatto delle cappellate. Io me le ricordo bene contro lo Sporting Lisbona, che non era lucidissimo. Ha sbagliato un paio di anticipi che mi sono cagato addosso perché ero allo stadio. Però. No, no, sta rendendo veramente, veramente molto, molto bene. Mate Caste e io Sky. E l'anno prossimo vedrai la Champions. Bene. Sì, Klopp ottiene sempre quello che vuole, però a discapito della società. Perché il Liverpool non incassa nulla dalla cessione a zero di Emre Can, mentre potrebbe incassare qualcosa adesso. Anche se, ragazzi, Emre Can potrebbe essere utilizzabile solamente in campionato e con la Juve. Non in Champions League per la questione del fatto che ha già giocato con Liverpool e non è schierabile. Quindi cosa ce ne facciamo? Nulla. Non arriva ecco, ok, Alessandro Tassan scrive grazie, figurati, mi raccomando iscriviti e unisciti agli altri 1000 passa di questo canale. Matte scrive bellissimi cognomi sardi, il mio è Pira personalmente. Ma il povero Rugani perché non gioca mai? Così rischia di bruciarsi. Eugenio scrive così: rischia di bruciarsi. Quelle sono valutazioni che fa Max Allegri. Max Allegri è molto bravo sulla gestione dei giocatori. Tutto possiamo dirgli, ma non che bruci i calciatori. Perché, ragazzi, Dybala ha gestito alla grande, Pogba all'epoca ha gestito alla grande. Veramente li sa gestire alla grandissima. Se Rugani non gioca probabilmente è perché non è meritevole di giocare, perché non sta dando il 100% negli allenamenti o perché mentalmente non sta giocando. Infatti ho detto che secondo me Rugani ha mezzo anno di chance da giocarsi da qui in avanti e poi se non va bene, secondo me parte. Allora, esatto, nemmeno, ok, ma il povero Rugani, ok, ciao Zaza, allora questo è un tormentone, in ogni video che ha più di X visualizzazioni mi guarda gente che non mi conosce, tutti a scrivere ciao Zaza, un Zaza un po' più in carne, diciamo, ecco. Ma vorresti Kane o Aguero al posto di Higuain? Harry Kane è fortissimo, Harry Kane, grazie, minchia. Aguero no, Harry Kane sì, tanto. Non gioca mai perché c'è Benatia. Io ragazzi, Benatia non lo leverei manco per il cazzo adesso, sinceramente. Titolare inamovibile, piuttosto ruoti Chiellini ogni tanto, ma Benatia anche no. Ecco. Chi vorreste al posto di Dybala? Allora, End 00, su questa vicenda c'è da fare una c'è da approfondire una questione. Allora, se noi puntiamo a un modulo in cui c'è il 4-3-3 come modulo dominante, Dybala è fuori praticamente. O è disposto a fare l'esterno, l'attaccante esterno, ma non lo fa, altrimenti è fuori. Poi, secondariamente, ragazzi, se si punta sul 4-2-3-1, Dybala avrà i suoi spazi. Su chi puntare per il dopo Dybala? Sinceramente non ne ho la più pallida idea, non sono paratici purtroppo, potrebbe essere una cosa interessante, nel senso che potrei farci un video più avanti, però andrebbe un po' studiato, dovrei andare un po' a fare di ricerca, non mi sono ancora posto questo problema, per cui mi cogli un po' di sorpresa.
Come ha detto Benatiavu, B conferma quello che ho detto io, che ha detto che se lui gioca con continuità e entra in condizione, lui gioca al 100%. Dal momento in cui gioca in maniera saltuaria, no, le canna, ecco, al volo. Buonasera Conte, buonasera. Al Bayern ha avuto 7 infortuni in un anno, è difficile avere il numero 1. È vero anche quello, però la Juve probabilmente non si è rotto, mi sa che si è rotto un paio di volte, una volta quest'anno. Si è fatto male una volta e ha saltato due partite. Allora, perché non avvisate mai in Instagram della live? C'hai ragione, ci ho pensato, però al momento che stavo registrando noi prendevo il telefono e salutate, guardate cos'è, sono in live, no. Allora, per me Lugani semplicemente non è all'altezza, o meglio, è una buona riserva, se vuole di più non escludere una vendita. Sì, anche io, è quello che ho detto. Secondo me non è all'altezza, basta. Lugani sta dimostrando negli allenamenti, Allegri lo vedrà giorno per giorno e lo valuterà in base a quello che è il rendimento, probabilmente non è all'altezza degli altri. Oh, ragazzi, adesso scalzare Chiellini e Benatia, secondo me è complicato, non li levi. Non li devi, fai fatica, fai una fatica bestia a toglierli, perché stanno giocando bene, rendimento altissimo e non riesci a toglierli. Ecco il Marchesozzo bianconero, ciao Marchese. Allora, l'unica cosa su Benatia è che non può farsi tutta la stagione. Non vorrei che in primavera lo si debba raccogliere col cucchiaino. Ma sicuramente Rugani giocherà da qui in avanti a marzo, quando gli impegni si faranno veramente fitti e ci sarà da preservare un po' le forze a Benatia. Solo che questo qua, ragazzi, è il rullo compressore. Cioè, ha detto l'altro giorno alla stampa, ha detto particolarmente: io devo giocare sempre così, entro in condizione, perché parla un po' così, un po' principesco. Sembra il principe Valentino, Valentino, quello di Striscia, che facevano, parla un po' così con le labbra. Allora, io sono quello che ha la maglia di Higuain indossata da lui. Dove? Non la vedo questa maglia di Higuain. Mandami una foto su Instagram, che sono curioso di vederla. Chi prenderesti come terzino destro? C'è Bellerin che all'Arsenal a giugno potrebbe farci un pensierino, la Juve. Boh. Quella sicuramente è un reparto che andrà migliorato. Allora, ditemi dove e andiamo dove volete. Marchezzozzo, iscrivetevi nel canale del Marchese Bianconero, ragazzi. Questo è un veterano di YouTube, c'è un sacco di tempo e mi raccomando, iscrivetevi nel suo canale. Allora, devo andare, buona serata, un saluto fratello bianconero. Grazie Eugenio della compagnia, anche io tanto sto per chiudere. Spero di venire smentito, ma temo che Piazza lo si possa già dimenticare. No, come detto in precedenza, secondo me Conte è un favore allo Schalke. Questo è tutto il mio complottismo che ho nella testa un po' da malato. Secondo me la Juventus non riscatta Ovedes e tipo per non lasciarsi male con lo Schalke ha detto vabbè dai ti lascio Piazza, perché effettivamente hanno dei problemi in fascia, perché con Oplianka, che doveva avere un rendimento alto, a quanto pare non gli sta rendendo come dovrebbe rendere. Piazza oltretutto ha necessità di giocare, perché già ci lamentiamo per il fatto che Douglas Costa e Bernardeschi non hanno spazio in squadra. Secondo me non è una cosa così malvagia. Poi gli paga lo stipendio lo Schalke, ci danno 1,5 milioni. Secondo me va benissimo così. Hai sentito di un probabile acquisto di Coutinho da parte del Barcellona? Sì, ma 150 milioni di euro, quanto caspita stanno sparando, è un po' troppo, un po' esagerato, minchia. Secondo me ci sono gli interisti in questo momento che si stanno mangiando i coglioni dopo averlo ceduto a questa cifra. Allora, Andre mi scrive: dove sei nato? Sono nato a Nuoro, ok, in Sardegna, però il mio paese è Dorgali, Calagonone, credo che sia la meta turistica un po' più nota. Però abito a Torino per motivi di lavoro e per motivi di Juventus. Nel video di domani ti ho menzionato, Conte. Allora, hai sentito di un probabile acquisto di... Ok, ci sono. Hai l'accento tipico di francesi di origine africana. Sì, esatto. Benatia sì, è marocchino. Per cui sì, è un po' così... Domani faccio 3 anni. Fate gli auguri al Marchese Bianconero, che domani ha 3 anni questo canale. Su, andate a iscrivervi, perché posta dei contenuti molto belli e ne vale veramente la pena. Conte li conosce già. VB lo conosce già. Per cui andate al canale del Marchese. Ragazzi, io vado, buona serata a tutti. Ma anche noi, Mate, stiamo chiudendo. Anzi, sto sforando anche di qualche minuto.
Andre 10 mi saluti, ciao, ciao. Conte, per quanto riguarda, a proposito, la questione della live, io la faccio il venerdì 7:30, sempre, 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 quindi è un appuntamento fisso. Quando non posso, piuttosto avviso, però la faccio sempre. Ragazzi, io devo chiudere, vi ringrazio tutti per avermi ascoltato parlare, farvi soloni, perché ho veramente parlato per un'ora a ruota libera, toccando un sacco di argomenti interessanti. Sto ridendo per la chat, ragazzi. Allora, no, abbiamo parlato di Cagliari Juventus, del caro biglietti. Vi ho detto anche come fare per procurarvi i biglietti al posto di andare a spendere milioni per andare a vedere quella squadra nello stadio più vicino. Piuttosto che andare a Torino, andate, ragazzi, e compratevi un abbonamento in 4-5, vi prendete le tessere del tifoso e vi passate le partite. Questo è il sunto. Poi abbiamo parlato del Cagliari, che domani sarà una partita comunque complicata. Se non gioca Pjanic, io mi sparo, perché siamo brutti senza Pjanic. Brutti, 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 brutti. Svanghiamo le partite senza Pjanic. Poi abbiamo parlato del mercato, credo che sia stata una bellissima serata di streaming. Io vi ringrazio uno per uno, Mate Caste, Fabio Spacavento, Conte Orlock, il Marchese Bianconero, VB Channel, Giuseppe Zebrato, Andrea Sagheddu, Mauro Mascia, tutti quanti quelli che hanno partecipato, vi ringrazio di cuore uno per uno. Ci vediamo domani con le live reaction di Cagliari Juventus. E ragazzi, che dire, mi raccomando, fino alla fine, forza Juventus!